Sentire il mondo è il tema della quarta edizione del Festival Culturale Farnesiana, in programma a Campri il 13, il 21 e il 26 luglio prossimi. Tre serate all'insegna dei libri, della letteratura, dell'arte e della storia per uno sguardo sul tempo presente e sulla cultura contemporanea. La rassegna, organizzata dall'Associazione Memoria e Progresso, con il patrocinio del Comune di Campri, si svolgerà nel suggestivo loggiato di Palazzo Farnese in piazza Vittorio Emanuele II, che sarà animato da tavole rotonde, presentazioni di libri, un'esposizione di immagini d'artista e numerosi ospiti. È un festival, come dire, che si dispiega rispetto proprio alla letteratura, alla poesia, alle arti, e soprattutto che tende a valorizzare il centro storico di Campri, ma tutto quanto il comune di Campri, proprio per una idea anche di nuovo comune di Campri, soprattutto dopo i terremoti che hanno piegato anche Campri. Farnesiana è ormai uno dei principali appuntamenti del panorama culturale e editoriale, non solo della provincia di Teramo, ma di tutto l'Abruzzo, un evento pensato e nato a Campri, in linea con la grande tradizione storico-artistica dell'antico borgo farnese. Ci saranno Roberta Scorranese del Corriere della Sera, Guido Saraceni, che presenteranno entrambi i loro romanzi, la scrittrice Emma Pomilio, che presenterà il suo romanzo storico I Tarquini, appena uscito per Mondadori, e poi tanti altri autori, giornalisti che hanno un collegamento con il nostro territorio, ma comunque uno sguardo proiettato sul tempo presente. Ecco perché Sentire il mondo è il titolo di questa iniziativa quest'anno.